Ragazze, ciao ragazzi, come avete visto dal titolo, devo dire che questa postazione è la migliore in assoluto, perché se no è scopazza dove mi devo mettere. E vedo che questa sto bene, mi riesco a far vedere meglio. Come avete visto dal titolo, io sto facendo dei lavoretti per la mia nipotina. E mi stanno piacendo tantissimo perché, ragazze, vi dico la verità, questo fatto delle agende mi sta prendendo proprio, sta prendendo il sopravvento su tantissime cose. Voi lo sapete, sono contenta che ho ripreso questo fatto della creatività. Vi volevo fare vedere, quindi sto facendo un libricino tattile per la mia nipotina. Vi volevo dire anche quest'altra cosa. Allora, vedrete nel canale al posto dell'ASMR, ragazze, io non posso parlare con la voce bassa perché altrimenti perdo la voce. Quindi questa cosa, io vi volevo dire questa cosa qui. Vedrete che io parlo con una voce molto più lenta, cioè vado a parlare con una voce, non so come si dice quell'altro termine, più alta in poche parole, però per me quei video non sono ASMR, non lo so. Comunque io, siccome sto facendo queste cose per la mia nipotina, leggerò anche delle favole, perché siccome si rilassa la mia nipotina, allora io leggerò anche delle favole, ma con la voce normale, ragazzi, perché gli ASMR io non posso parlare nei video. Perché anche perché vi stavo dicendo che forse avevo pensato proprio di toglierli dal canale questo qui. Quindi non lo so, vedremo poi. Allora, vi faccio vedere che cosa ho creato. Questo è un quaderno fatto, tenevo questo quaderno che era bellissimo, fatto proprio plastificoso forte. E poi gli ho messo questi adesivi. L'ho fatto a computer, gli ho messo il suo nome. Federica, e poi sotto questo è gomma crepla. La gomma crepa, i bambini quando la vanno a toccare è come il feltro, infatti ora mi deve arrivare anche il feltro. Quando la toccano, tiene questo fatto gommoso, e quindi è come se fosse una cosa tattile. E quindi e ho messo questo qui. Naturalmente a lei non gli ho messo il mio logo, perché va alla bambina. Ho messo una molla colorata. E poi vi faccio vedere. Allora, la prima pagina è fatta così. Allora, la bellezza di queste creazioni è che tu più imperfette sono, e più è per il bambino. Allora, vedete la carta strappata? Perché il bimbo mette la mano. Poi, ragazze, io comunque lo so già tutte queste cose, perché comunque diciamo che facevo tutto un altro lavoro, però il mio diploma era maestra d'asilo. Io ho lavorato per un annetto nelle scuole materne. Quindi su peggio questo si faceva. Quindi diciamo che è il mio diploma, che poi ho fatto tutta un'altra cosa. Allora, e quindi i bambini vanno con il ditino qua vicino e sentono il tatto, in poche parole. La stessa cosa ho messo qui, un altro di gomma crepa. Poi qui, ragazze, questa qui io non ve la posso leggere, perché questa qui è una favola che è scritta da me. E quindi non posso leggere le favole che invento io sul canale di YouTube. E quindi gli ho scritto una bella favoletta. Vedete, una favola. E poi gli ho attaccato. Vedete qua che i bambini, quando fanno questo fatto, che stropicciano naturalmente. Questi sono dei libri che devono sempre con la mamma vicino, perché sennò rompono tutto poi. Perché la mamma poi gli spiega come deve fare i bambini, e quindi magari, che ne so, se non c'è la mamma, piglia il foglio e lo tira il bimbo, e quindi vedete, fa il rumore, il suono la carta, e poi la mamma gli racconta la favola. Invece io ho fatto un video a parte per Federica, che sente la mia voce. Questa, gli ho messo un'altra carta qui, vedete qua ci sono tutte le storie della favoletta che ho inventato, e questa è un'altra carta. Guardate questa com'è bella, vedete? Allora, a me piace farlo in questo modo, perché allora il rilassamento, ragazzi, non è solo ASMR. Il fatto che io debba parlare con una voce bassa non lo posso fare, perché se no non mi volete bene. Perché ecco perché io prediligo poi il no talking. Però a me, siccome sono pure una persona logorroica, mi piace parlare pure. Quindi mi farebbe piacere anche leggere queste favole per la mia nipotina, perché poi io ci condivido il video e la bambina vede direttamente il video.
Quindi devo parlare non in ASMR, magari posso fare il tapping, queste cose così, però io non è che li voglio chiamare ASMR questi video. Vedete com'è bello? E questa è tutta la favoletta che io gli ho scritto, gli ho messo nelle bustine, quindi la bimba, vedete, i bambini toccano anche il suono della bustina. E poi, per esempio, alla fine, quando i bambini giocano, ballano, io ho messo una bustina con tutta questa pastina, che la pastina, volendo, si può anche colorare, e i bambini fanno il suono della pastina. Vedete, sta tutto sigillato, quindi non è che se la... vedete, fanno... Balliamo, balliamo, bambini. No, vabbè, voglio tornare bambina. Perché poi io li facevo queste cose nelle scuole materne, quindi mi sto ricordando, io li amo i bambini, e quindi per Federica vedete un sacco di cose, e quindi vedete, e quindi queste cose ragazze mi piace un sacco farne. Poi ho messo all'ultima pagina dei cuoricini fatti tipo seta, con questa seta che il bambino mette la mano da sopra e sente il cuoricino, quindi sente anche la forma, dice questo è il cuoricino. E poi ci ho messo questo, ragazzi, che è troppo bello, che mi avevo fatto degli ASMR con questo, che la bambina tiene la mano piccolina e si fa, e si dice ora mi faccio il puff puff, mi faccio il puff puff. E quindi ragazze sono troppo belli questi libri per i bambini. E quindi lei ne vuole un sacco ora perché si incanta. E quindi io quando li faccio ve li faccio vedere pure a voi. E niente ragazze, metto la pagina mia sotto delle creazioni mie, Kika Love, e fatemi sapere perché ora mi deve arrivare il feltro, mi deve arrivare la pelle. Mi devono arrivare un sacco di cose da Amazon per fare queste cose. E ringrazio già tutte le persone che mi stanno contattando sulla pagina per le agende. Poi a livello di organizzazione vedrete un sacco di cose. Piano piano. E quindi, ragazze, io volevo fare vedere anche questa agenda qua che ho fatto alla bambina. Vi mando un bacio e fatemi sapere se la visione da questo lato mi sembra la più perfetta in assoluto. Ditemi voi, vi mando un bacio, ragazzi, iscrivetevi al canale e al prossimo video.